Molte persone sono infastidite dai loro denti marroni o gialli causati dall'accumulo di tartaro. Ma come si risolve questo problema? Esistono molti metodi per sbiancare i denti, ma a molte persone non piace usare sostanze chimiche forti e dannose per la salute. Il tartaro non è altro che una pellicola batterica solidificata che ricopre i denti e parte delle gengive. Ha un colore giallastro che rende il sorriso esteticamente sgradevole. Sebbene il modo migliore per prevenire il tartaro sia un'adeguata igiene orale, alcune tecniche fatte in casa possono aiutarti. Olio di cocco. Per evitare il tartaro sui denti, usa un cucchiaio di olio di cocco come collutorio per 20-30 minuti. L'olio di cocco apporta benefici alla salute orale grazie ai suoi acidi grassi, in particolare l'acido laurico, che ha effetti antinfiammatori e antimicrobici. Uno studio pubblicato su PubMed ha concluso che l'olio di cocco è un alleato dell'igiene orale quotidiana, aiutando a ridurre la formazione di placca e la gengivite indotta da placca. Aceto di mele, è uno schiarente naturale che aiuta a rimuovere le macchie di caffè e sigaretta e favorisce il benessere delle gengive. Puoi lavarti i denti con esso o fare un collutorio mescolandolo con acqua. Ma attenzione, l'aceto è acido e può danneggiare lo smalto. Se si opta per l'uso dell'aceto per rimuovere il tartaro dai denti, lavati accuratamente la bocca con acqua e in seguito lavati i denti con il dentifricio. Ti piace il video? Quindi metti un like e condividilo con i tuoi amici per aiutare il canale. Bucce di banana. Le bucce di banana contengono acidi naturali che sbiancano i denti, oltre ad avere anche molti nutrienti. Strofinate la parte bianca sui denti per qualche minuto. Quindi, lavati di nuovo i denti. È importante sottolineare che rimuovere il tartaro a casa non dovrebbe essere una pratica frequente e, se fatto nel modo sbagliato, potrebbe danneggiare i denti. Parla sempre con un dentista per avere un trattamento adeguato, che di solito include la pulizia dei denti. Quindi, per evitare che il tartaro si accumuli sui denti, mantieni sane abitudini orali. Lavati i denti per 2 minuti almeno 2 volte al giorno e usa il filo interdentale almeno una volta al giorno. Aspetta 20 minuti dopo i pasti prima di lavarti i denti. Evita di rimuovere lo smalto, che si ammorbidisce temporaneamente dopo il contatto con cibi acidi e diventa suscettibile all'usura abrasiva, causando sensibilità dei denti e ritrazione delle gengive. Inoltre, le visite regolari dal dentista sono essenziali per prevenire il tartaro. Una dieta sana a basso contenuto di zucchero aiuta anche a evitare il tartaro. Ricorda di mangiare prodotti freschi e cereali integrali. Più ti prendi cura dei tuoi denti, meno tartaro avrai. Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale.